Passante ferroviario di Palermo, Fenal, Filc e Fillea, dopo un'assemblea con i lavoratori, hanno proclamato lo sciopero. Beni per 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Paolo Cugno, l'uomo che ha ucciso Laura Petrolito. Nel quartiere Borgonovo a Palermo, al Parco Tindari, si è tenuta la prima edizione della Festa della Legalità. Buonasera, prima edizione di Media News. Oggi è lunedì 21 maggio. Come avete sentito nei titoli, parliamo del passante ferroviario di Palermo. Fenal, Filc e Fillea, dopo un'assemblea con i lavoratori, hanno proclamato lo sciopero. I sindacati chiedono un incontro con l'assessore Marco Falcone per discutere della vertenza, esprimendo forte preoccupazione per il rischio che il cantiere possa rimanere l'ennesima opera incompiuta della provincia. Cittadini, unitevi con noi, a Palermo sta succedendo un disastro, dovete sapere, dovete capire, vogliono che il passante ferroviario non lo finiamo. Questa è l'opera del passante ferroviario di Palermo, l'opera che dovrebbe, tra virgolette, ultimare i lavori del raddoppio ferroviario da Palermo sino all'aeroporto Falcone Borsellino. Oggi in atto esiste una situazione di difficoltà grave, nel senso che c'è una diatriba contrattuale fra azienda ed RFI. A questa procedura ha seguito un atto di recesso dall'appalto dell'azienda SIS, l'azienda esecutrice dei lavori. Noi sicuramente quello che dichiariamo oggi qui è che non possiamo accettare 261 licenziamenti a fronte di un'opera che ha tanto ancora da esprimere in senso di lavorazioni. Pertanto pretendiamo dalle istituzioni un tavolo di confronto politico, che si assumano la responsabilità qualora qualcuno decidesse di fare arrestare i lavori. Il problema di base è che ancora l'opera non è finita, quindi noi non vogliamo passare per quelli che chiedono lavoro senza finire l'opera. Noi vogliamo lavorare affinché finisca l'opera, perché il lavoro passa attraverso il completamento dell'opera. Vorrei che oggi l'assessore Falcone prenderebbe l'impegno di far andare in deroga questa procedura che scade il 25, perché i sindacati intenzionano di fermare una procedura al buio, il licenziamento non hanno. A vostro punto di vista, quanti anni di lavoro servono per completare l'opera? Ma io su questo non ci voglio entrare, perché a me mi interessa che si completa l'opera e infatti chiediamo un tavolo politico, un cronoprogramma, perché su questa cosa non voglio fare la polemica se è un anno o due anni. Noi vogliamo che la città abbia il suo doppio passante, non un'opera monca. Grazie alla ferrovia, oggi siamo qua per una recessione di contratto che fa l'azienda nostra, perché Ferrovie non sa gestire il lavoro. E ci troviamo tutti in mezzo alla strada con un'opera inconclusa, senza fare un'opera. Che ci sono altri 5 anni di lavoro qua. Da quanti anni siete impegnati con la SIS? Noi siamo impegnati qua da 12 anni, questo lavoro dura. E in 12 anni non si riesce a finire questa opera. Qua oggi, mi dispiace dirlo, ma lo devo dire, gli impiegati che fanno parte della SIS, questi con noi oggi non ci sono. Non sono in una botte di ferro, loro sono peggio di noi. Noi vogliamo che questa gente deve uscire pure fuori e venire qua in piazza come lo stiamo facendo noi. Beni per 1 milione di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Paolo Cugno, l'uomo che ha ucciso Laura Petrolito lo scorso marzo a Canicattini Bagni. La Guardia di Finanza di Siracusa, a seguito degli accertamenti patrimoniali esperiti su delega della locale Procura della Repubblica, ha eseguito un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti dell'omicida della giovane Laura Petrolito di Canicattini Bagni. Gli accertamenti eseguiti dalla Compagnia di Siracusa, mediante l'utilizzo di moderni software investigativi utilizzati per l'emersione dei patrimoni illeciti detenuti, nonché l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo, hanno permesso di individuare e ricostruire il patrimonio dell'indagato, tuttora in stato di custodia cautelare in carcere. Sulla base delle modifiche introdotte dalla legge, il procuratore della Repubblica Francesco Paolo Giordano, che ha coordinato le indagini, ed il sostituto procuratore Marco Dragonetti, che le ha dirette, hanno richiesto al GIP di Siracusa Andrea Migneco l'emissione dell'ordinanza di sequestro conservativo per un valore complessivo di 1 milione di euro, che è stato ottenuto ed eseguito su tutti i beni, mobili, immobili, conti correnti e ogni altra utilità di proprietà dell'omicida Paolo Cugno, il cui arresto è già avvenuto ad opera del comando provinciale
speciale dei carabinieri di Siracusa nell'ambito dell'attività investigativa posta in essere per l'omicidio di Laura Petrolito, sua compagna. La pregnante attività della Guardia di Finanza, mirata a tutelare i beni e garanzie del risarcimento agli orfani al fine di prevenire ogni condotta illecita che possa danneggiare i figli delle vittime, si pone pertanto a corollario delle strategie concordate al prefetto di Siracusa Giuseppe Castaldo in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, finalizzata a prevenire ogni forma di crimine nell'ambito dell'intera provincia. Un giro di fatture false è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Nel mirino dei finanzieri sono finiti 8 amministratori di società gelesi che avrebbero emesso fatture per oltre 600.000 euro. Un giro di fatture false è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Caltanissetta. Nel mirino dei finanzieri sono finiti 8 amministratori di società gelesi che avrebbero emesso fatture false per oltre 600.000 euro. In questo modo avrebbero sottratto al fisco ingenti introiti. I finanzieri di Caltanissetta hanno denunciato le persone e sequestrato circa 250.000 euro. La Procura della Repubblica di Gela ha richiesto ed ottenuto dal GIP presso il Tribunale un decreto di sequestro preventivo di denaro contante ed immobili nella disponibilità degli amministratori per l'importo equivalente alle imposte evase. L'attività di indagine è stata avviata da una verifica fiscale nei confronti di una società totalmente sconosciuta al fisco ed operante nel settore degli impianti elettrici. Attraverso l'analisi dell'esigua documentazione contabile rinvenuta, operato il riesame dei conti delle società e ricostruito tutti i rapporti commerciali, è emersa la truffa. Sono state passate al setaccio tutte le operazioni di compravendita. Incrociando i dati delle fatture, le fiamme gialle hanno ricostruito l'intero ciclo aziendale e i rapporti con altri operatori economici. In particolare, uno degli amministratori è adesso indagato per occultamento distruzione di documentazione contabile ed emissione di fatture false, e altri 7 invece per l'utilizzo delle stesse fatture. Nel quartiere Borgo Nuovo a Palermo, al Parco Tindari, si è tenuta la prima edizione della Festa della Legalità, a cui ha partecipato anche la Polizia di Stato. Martinez, qui in questo bellissimo scenario di partecipazione attiva al Parco Tindari, ecco, da qui al cielo, dagli anni 90 ad oggi, cosa è cambiato in questa Palermo? Palermo può cambiare, deve accorgersi che esistono le periferie. Perché dico questo? È una provocazione, ma anche in positivo. Ho incontrato Gregorio Percaro, che è il referente di Libera, col quale sono stato con Padre Puglisi nei primi anni 90, fino a quando Padre Puglisi fu ucciso. La situazione cambia poco, perché bisogna portare servizi, bisogna animare, bisogna portare cultura, teatro, bisogna cercare di offrire, le istituzioni devono offrire tutto quello che manca alle periferie. Allora, non deve restare un progetto fine a se stesso. Questa è una bellissima manifestazione. Il Parco Tindari, che è questo di qua oggi, offre una possibilità, uno spaccato della periferia di questa città. Una semplice dimostrazione sul compostaggio, quindi cosa va dentro veramente la compostiera. Questo è un esempio di una piccola compostiera fatta da te, però ce ne sono tantissime, basta un semplice contenitore. E poi soprattutto materiale vegetale, niente scarti animali. Una cosa ottima da mettere all'interno della compostiera sono i lombrichi. Se basta posizionarli sul terreno, loro salgono e producono un compost fenomenale. Una giornata all'insegna della partecipazione. Oggi è una giornata importante, la prima edizione di Io sono Borgo Nuovo, una manifestazione che vuole rappresentare il quartiere di Borgo Nuovo, ma vuole rappresentare la città di Palermo tutta. Probabilmente siamo ancora lontani dal creare le condizioni perché ci sia un coinvolgimento pieno totale del quartiere a questo tipo di iniziative. Sì, noi da quando è stata costruita la palestra qui a Borgo Nuovo che operiamo, abbiamo sempre cercato di aiutare i ragazzi, soprattutto togliendoli dalla strada, e abbiamo avuto dei grossi risultati. La stessa settimana che stiamo per ricordare la strage di Capaci stiamo facendo una manifestazione senza passerelle, senza gente che dirà io c'ero, senza esserci veramente. Come componente della commissione antimafia all'assemblea regionale, spero di poter coinvolgere di più i territori locali e anche di tutta la Sicilia affinché si possa
rilanciare veramente un impegno della società civile. Sono qui diciamo in qualità soprattutto di cittadina che desidera che degli spazi molto spesso più periferici di altri siano riqualificati e rigenerati. Oggi questo quartiere testimonia ancora una volta di non essere un quartiere ghetto, di non essere un quartiere dormitorio, ma di essere un quartiere in cui i cittadini lottano ogni giorno per avere dei servizi, per avere una maggiore qualità della propria vita. La nostra è la volontà di dire la polizia c'è sempre, un po' come quello che è il nostro slogan da alcuni anni, l'esserci sempre, questo servizio di prossimità, sempre più vicini alla cittadinanza, soprattutto in queste occasioni in cui cerchiamo di recuperare quella che è una parte del territorio urbano che sembra essere un po' più distante dalla quotidianità, dalla Palermo più conosciuta negli ultimi tempi. Già ti abbiamo visto esibire sul palco, è davvero un'emozione, no? Beh, per me è una gioia immensa, perché io appunto sono nativo di Borgo Nuovo, ho vissuto qui, e il fatto di poter cantare per la prima volta la canzone che ho scritto su Borgo Nuovo qui proprio a casa è una gioia fantastica. A 24 anni perde braccia e gambe per una meningite, gara di solidarietà per acquistare le protesi per Davide Morana, originario di Bagheria, che chiede aiuto dal suo letto d'ospedale in Spagna. Sabato scorso raccolta fondi a Palazzo Cutò. Davide ha bisogno di noi, dei suoi amici, ha bisogno della sua comunità, la comunità di Bagheria. Per cui ci è sembrato doveroso organizzare questo piccolo evento, questo incontro, per cui c'è tantissima gente, inaspettatamente tantissima gente, per proprio avviare una raccolta fondi affinché si possa aiutare la famiglia di Davide, si possa aiutare Davide nel migliorare la sua qualità di vita attuale, le protesi, poter acquistare delle protesi adatte. Davide era uno sportivo, faceva pallacanestro, poter ritornare a fare lo sport di un tempo grazie appunto alla tecnologia delle protesi di oggi, che non sono purtroppo accessibili a tutte le tasche di tutte le famiglie. È una malattia subdola, nel senso che nelle fasi iniziali è una malattia che si camuffa, perché può insorgere con sintomi che sembrano quelli dell'influenza. Questi casi simili a quelli di Davide sono numerosi, e questo succede perché la meningite non è soltanto un'infiammazione dell'encefalo, una patologia della meninge, degli involucri del cervello, ma è una malattia sistemica, multiorgano, e questo interessamento multiorgano in alcuni casi prende prevalentemente il cuore, in altri i reni, eccetera, in alcuni invece i vasi che erorano gli arti, necrotizzandoli, e quindi con poi questo effetto catastrofico della necrosi e la necessaria amputazione. Bagheria è stata fenomenale, i ragazzi tutti che hanno organizzato, questo nucleo di ragazzi che ho organizzato, sono stati fantastici, e io credo che quando al cuore all'uomo si parla, si toccano le corde del cuore, indipendentemente dalla faziosità politica, si vince, e questo dovrebbe essere sempre. Un figlio della nostra città, un nostro concittadino, ha bisogno di noi. Lui non vuole mollare, e questo è un esempio per tutti gli italiani a questo punto, che non mollano di fronte ad una disavventura che può accadere a chiunque di noi. A questo punto anche noi non dobbiamo mollarlo. È partita una gara di solidarietà, la città di Bagheria è al suo fianco, lo sta aiutando, cercheremo in tutti i modi di fargli raggiungere il suo sogno, cioè di diventare un uomo bionico, un uomo che, sì, come dice lui, che ha trovato appunto un obiettivo di vita, e noi dobbiamo aiutarlo assolutamente a fargli raggiungere questo obiettivo, perché lui è un esempio anche per tutti noi. Davide è una persona veramente splendida, abbiamo passato tantissime esperienze insieme, viaggi, uscite, insomma, non si può parlare male di Davide. Siamo qua oggi per aiutare questo nostro concittadino, perché comunque ne ha bisogno veramente, e comunque è una cosa rivolta a tutti, e non solo alla città di Bagheria, ma a tutta Italia, a tutto il mondo.
una squadra di finanzieri lavorò gomito a gomito con i magistrati del pool antimafia diretto da Antonino Caponnetto. E questo il tema di un video documentario intitolato Le fiamme del pool, sulle tracce dei tesori di Cosa Nostra, che sarà proiettato domani alle 17 nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Palermo nell'ambito dell'iniziativa di ricordo del giudice Giovanni Falcone. Una squadra di finanzieri lavorò gomito a gomito con i magistrati del pool antimafia diretto da Antonino Caponnetto. E questo è il tema di un videodocumentario intitolato Le fiamme del pool, sulle tracce dei tesori di Cosa Nostra, che sarà proiettato domani pomeriggio alle 17 nell'aula magna del Palazzo di Giustizia di Palermo, nell'ambito dell'iniziativa in ricordo della figura di Giovanni Falcone, promossa dalla sezione distrettuale palermitana dell'Associazione Nazionale Magistrati e dal Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza. Il video, realizzato dal Comando Regionale Sicilia con il prezioso contributo della Fondazione Falcone, prende le mosse dalla Palermo del 1983, una città insanguinata da una mattanza che sembrava senza fine. È Giovanni Falcone ad intuire la dimensione unitaria di Cosa Nostra e che bisogna cercare innanzitutto i soldi e gli affari per fermare le cosche mafiose. Così ottiene che una squadra di finanzieri dell'allora nucleo regionale di polizia tributaria lavori a fianco del pool nel bunker dell'ufficio istruzione per ricostruire le connessioni tra i boss, clan e insospettabili complici che emergono da una montagna di assegni appena sequestrati. I finanzieri della squadra, con il supporto di Giovanni Paparcuri, storico collaboratore giudiziario dei magistrati del pool, iniziarono così a catalogare ogni assegno, ogni traccia, e poco a poco nacque una grande mappa criminale che orientò le indagini. Il fenomeno mafioso è unico e unitario. Trovammo una serie di coincidenze investigative. Mi resi conto dell'importanza che adesso era stata assegnata. Soltanto in un secondo tempo fu possibile la creazione di una squadra di finanzieri. Questa era la nostra stanza dove per anni siamo stati qua a svolgere il nostro lavoro. Avere a che fare con i finanzieri quotidianamente è stato un forte arricchimento culturale. Sì. In realtà poi i finanzieri sono stati con noi per anni e anni per collaborarci in quelle indagini. Una miriade di documenti per i quali non sapevamo fare ordine. La posizione in territorio elvetico alla frontiera andava fatto in grande segretezza e con immediatezza. Se bisognava tutelare la sicurezza della pattuglia che avrebbe dovuto recarsi a acquisire queste prove particolarmente preziose. E poi temevamo che una qualsiasi fuga di notizie. Cassini di Aisa, il secondo libro di Valentina Vivona, Diritti negati, migranti e la storia di una donna rapita in Algeria per 14 mesi, alcuni degli argomenti trattati dall'autrice all'interno delle pagine. Bisogna continuare a parlare di diritti legati laddove continuano ad essere legati ancora oggi. Il messaggio vuole essere soltanto uno spunto di riflessione, dico soltanto anche se so che significa molto. La letteratura sicuramente non può evitare che si sparga del sangue, non può riportare in vita i bambini morti durante le guerre o durante il passaggio dall'Africa in Italia, sicuramente non può ridare alle donne che sono state violate, che sono state abusate in qualche maniera, sfigurate con l'acido per esempio, la loro dignità, però è vero che la letteratura, e quindi quello che io mi sono preoccupata di scrivere, può dare spunti di riflessione, può farci riflettere su queste tematiche che ci riguardano molto molto da vicino, più di quanto immaginiamo. All'interno del libro mi occupo di parlare di migrazioni,
quindi mi occupo di parlare di viaggio e dal viaggio di queste persone approdo a quelli che sono i viaggi in generale, il viaggio che fa l'uomo perpetrando continue torture. Per esempio parlo delle donne che sono state infibulate, parlo di donne sfigurate con l'acido, parlo dei bambini che vengono usati durante i viaggi a scopo sessuale, quando il dazio lo pagano i bambini appunto, parlo di bambine che vengono date in sposa nonostante siano nella tenera età, per arrivare poi a parlare di una donna, Maria Sandra Mariani, che è stata rapita ed è stata 14 mesi prigioniera in Algeria e che è stata discriminata, non soltanto rapita, ma poi discriminata anche perché è donna. Questo libro forse nasce proprio da questo incontro. Sì, il libro nasce da questo incontro, nel senso che proprio incontrando Maria Sandra l'anno scorso, giusto un anno fa, a Bruxelles, al Parlamento Europeo, dove lei narrava la sua storia, mi ha dato lo spunto per fare questo libro, mi ha detto Vale, io vorrei buttare giù ma ancora non riesco a farlo, forse mi daresti una mano tu, facciamolo, e quindi mi ha dato la possibilità di buttare giù quello che ho scritto. E il libro vede la presentazione dell'onorevole Chiang, una donna che si è spesa e continua a farlo per i diritti di tutte le donne, ma c'è anche una parte molto interessante che è la prefazione di Balla Moussa Coulibaly, un richiedente asilo della Guinea che è ospite attualmente nel CAS di Croce Rossa qui a Palermo. Una è una donna che alla fine ce la fa, l'altro è un giovane, un ragazzo che vorrebbe farcela, quindi perché non dare anche a lui la possibilità di farcela? Se mai voleste leggere il mio libro potete venire alla presentazione ufficiale che sarà giovedì 31 maggio alle ore 18 presso la Libreria del Mare. Yosef K è un progetto teatrale ideato e diretto dai docenti Franco Reina e Lucia Corsaro del Liceo Artistico Catalano di Palermo, messo in scena da studenti ed ex studenti. Per la sua realizzazione importante è stato il contributo di professionisti esterni come Chiara Torricelli, attrice e docente della Shakespeare Theatre Academy, Roberto Salvaggio, Costanza Arena e Federico Pipi. Ha detto? Ma che fai? Chi è il tuo avvocato? Lei. E oltre me? Oltre lei nessuno. E allora il mio personaggio si chiama Yosef K, che si trova una mattina delle persone che entrano nella sua casa e gli dicono che è in arresto. E allora questo è, diciamo, l'inizio del suo viaggio che dura tutto lo spettacolo, e diciamo la domanda che il personaggio si pone è proprio per quale motivo lui è stato arrestato. Il mio personaggio fondamentalmente si occupa di accompagnare il protagonista lungo questo tragitto che è tutto il suo processo, che in realtà poi si scopre non essere tanto buono o tanto cordiale o cortese con questo protagonista. E difatti ci saranno alcune piccole discussioni tra l'avvocato e il protagonista. Comunque sia, il personaggio dell'avvocato è uno dei personaggi che, per quanto mi riguarda, ho apprezzato di più. Lenny principalmente è un personaggio, un po' come tutte le donne del processo, molto complesso. E infatti interpretarlo non è stato facile, però mi sono molto divertita. Principalmente Lenny è la domestica governante in casa dell'avvocato e avrà un rapporto molto particolare con i personaggi maschili dell'opera, principalmente con il protagonista Yosef K. È una donna, diciamo, anche la complessa, in quanto comunque ha degli atteggiamenti contraddittori, in quanto è fascinante. Molto dal personaggio principale, ma in qualche modo lo rifiuta tramite appunto atteggiamenti molto contraddittori. È stato importante per me, una sfida soprattutto molto divertente, soprattutto perché non si sa tantissimo, a parte che sia appunto, per quello che possiamo dire, vedovo e che sia sul punto del fallimento riguardo alla sua ditta. È stato interessante in quanto ci sono stati dei meccanismi e ho cercato di rivelare di verità sul personaggio che non si sapevano, ma che diciamo ho anche inventato. Desideriamo che attraverso la visione di quest'opera il pubblico possa essere in qualche modo coinvolto all'interno di un meccanismo, di un ingranaggio con la sua logica, tutto dal testo alle scenografie, ma gli stessi video presentano una logica che abbiamo voluto anche in qualche modo rappresentare da tutti i punti di vista, in modo quasi lineare.
Una cosa importante è che nell'assenza di regole, che è in un certo senso quello che vogliamo trasmettere, cioè è andare oltre la regola, c'è stato il coinvolgimento di ragazzi che non hanno mai fatto teatro, cioè siamo andati oltre quello che è la norma sotto questo punto di vista, abbiamo messo insieme sia diverse situazioni, sia ragazzi che non hanno mai fatto teatro, ragazzi che non fanno scuola di teatro ma qualche esperienza l'hanno avuta, e ragazzi che di fatto la scuola di teatro la fanno tuttora. È uno spettacolo fatto dai ragazzi, messo in scena dai ragazzi che hanno lavorato con passione, con volontà e soprattutto con dedizione. Si sono dedicati a questo spettacolo a partire da ottobre, novembre. Novembre circa. Novembre, sì, proprio per la parte pratica, ma hanno proprio lavorato a partire dal testo, quindi dalla realizzazione del testo, alla realizzazione delle scenografie, alla realizzazione proprio della tecnica attoriale. Detto questo, venite a vedere Josef K. Il 26 maggio alle ore 21 presso il Teatro Biondo, oppure il 27 maggio nella replica delle 17:30, oppure alle 21. L'ingresso, ripetiamolo, è assolutamente gratuito. La bellezza del liceo artistico catalano non è solo promuovere il teatro, ma soprattutto aprire il teatro alla città, e speriamo che la città possa rispondere. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alla seconda edizione.